Benvenuti amici di smartworld.it, giovedì 2 luglio, notizie del giorno e in realtà anche qualcosa dalla serata di ieri. Partiamo infatti con quella perché ieri sera è uscita la Cyanogen Mode ufficiale per Galaxy S2, Cyanogen Mode 12.1, quindi Android 5.1.1, e noi oggi l'abbiamo anche provato. Poi, sempre parlando di modding, vi abbiamo segnalato OpenGApps Project, un sito veramente molto interessante, molto semplice, ben fatto e soprattutto aggiornatissimo, dove andare a reperire le vostre Google Apps. Vi abbiamo poi proposto di scaricare gli sfondi di Meizu MX5 in attesa della nostra recensione che arriverà a giorni, e abbiamo anche parlato della possibilità di Android M per Nexus 4, Nexus 7 2012 e Nexus 10, ma attenzione, è una possibilità veramente molto, molto, tanti altri molto, remota. Abbiamo poi visto una tecnologia per ricaricare smartphone e non solo, anche altri dispositivi ovviamente dotati di batterie ricaricabili, tramite le onde radio. Voi praticamente state qua al lavoro, state in casa sul divano, a cucinare, a fare quello che volete, il vostro telefono è sul tavolo, è appoggiato su un divano, è dove volete. Insomma, fatto sta che tutto si ricaricherà praticamente sempre finché sarete a portata di questi tipi di caricabatterie. Futuro lontano? No, in realtà dovrebbe arrivare già il prossimo anno, ma ovviamente per tutte le implicazioni possibili e immaginabili dovremo riparlarne a tempo dovuto. Però è una cosa davvero futuristica ma interessante. Parlando sempre di futuro ma molto più prossimo, OnePlus 2, abbiamo visto alcuni bozzetti che parlano di cam anteriore da 8 megapixel, scocca interamente metallica e fotocamera posteriore duo, quindi sempre con questa tecnologia due fotocamere per catturare probabilmente degli effetti di sfocatura stile diciamo reflex, però sono abbastanza ancora ipotesi per il momento. Non è un'ipotesi invece il fatto che Motorola abbia aggiornato ad Android 5.1 il primo Moto X, e non è un'ipotesi il fatto che Motorola Nexus 6 adesso costi 420 euro sul Play Store, uno sconto davvero importante, scusate, sul Google Store. Parlando invece di qualcosa che ipotizziamo ormai da mesi per non dire anni, fusione Wind 3 Italia, forse ad agosto. Avessimo un penny per ogni volta che abbiamo detto forse, a quest'ora saremmo ricchi. Parliamo invece sempre di cose ipotetiche del prossimo iPhone 6S, che dovrebbe avere una fotocamera da 12 megapixel capace di catturare video in 4K e soprattutto raddoppiare la velocità LTE grazie ad un nuovo chip Qualcomm. Si vocifera anche di nuovi iPod che sarebbero stati, diciamo, suggeriti dall'ultimo aggiornamento di iTunes, e infine vi segnalo anche che è uscito il nuovo trailer del film sulla vita di Steve Jobs, che sembra sempre più un qualche cosa tipo il film su Facebook in versione ovviamente dedicata al fondatore della mela, però veramente molto molto interessante. Infine Office 2016 preview, una nuova build ricca di funzioni, e per chiudere un articolo che sta scrivendo Giuseppe proprio in questo momento, anche se voi non lo vedete, un confronto tra i vari servizi di streaming musicali, quindi Apple Music ma non solo, anche Spotify, Google Play Music e tutti gli altri. Per oggi è tutto, un saluto da Nicola Ligas.